mi trovavo ormeggiato nella baia del Piccolo Pevero a Porto Cervo, era un lunedì se non vado errato, ed ero con in compagnia della mia compagna dell'epoca, E chi era questa compagna? Ci vuoi dire? Ilaria Spada. Stavo facendo il bagno, prendendo il sole ed ero senza costume. E E la facevo il signora? bagno, la signora era in topless. In topless. Facevo il bagno, insomma, una giornata normale di bar. Ho fatto una serie di fotografie, normale quello che routine di tutti i giorni. Le chiedo, nella immediatezza o subito dopo questo servizio, lei che cosa ha fatto? Ha chiamato Fabrizio Sì, Colonna? E ci può dire del colloquio che ha avuto con io ho chiamato Colonna? Fabrizio Corona perché ogni volta, una cosa un po' complessa, ogni volta noi facciamo qualche servizio che riteniamo un pochettino importante, chiama subito l'ufficio per metterli al corrente di quello che uno fa. Quando si lavora d'estate in Sardegna, il 70% dei servizi vengono fatti in concorrenza. Vuol dire che essendo piena di paparazzi e una barca va in mezzo al mare, ovviamente le stesse foto le fanno parecchi fotografi che distribuiscono ad agenzie. In quel momento stavo da solo, però essendoci 20 fotografi in Sardegna, la spiaggia del Pevero è una spiaggia che noi ci passiamo 8 volte al giorno proprio andare a vedere chi c'è perché si fermano tutti là con le barche. Arrivava un altro fotografo, faceva le foto, bisognava correre. Il servizio ha valore quando ha un'esclusiva e soprattutto quando ha una notizia. Le foto di Gianluca Vacchi con Ilaria Spada in mezzo al mare di per sé avevano poco valore, ma se noi realizziamo delle fotografie di Gianluca Vacchi in mezzo al mare col pene. Aspetti, scusi un attimo, le foto erano già state scattate o no Sì, mi quando faccia lei? finire. No, lei non ha Sì, risposto alla mia erano, domanda. però devo raccontare. No, prima risponde Posso? alla mia domanda, poi racconta quello che vuole. Prima deve rispondere alla mia Sì, domanda. erano già state Erano scattate. già state, quindi lei è informato, diciamo così, di qual è il contenuto delle foto quando chiama Sì. Vacchi? Una volta realizzate le fotografie di Gianluca Vacchi in posizioni strane con Ilaria Spada, che ai tempi faceva l'attrice perché era protagonista della fiction televisiva I Pompieri, lui era Lui era? nudo, col Sì, pene ma in le. erezione. Sì, Una d'accordo, però. volta fatte queste fotografie, mi chiama dalla porta e mi dice: "A Fabri, chiamalo, digli di vestirsi, che arrivano gli altri fotografi, così siamo gli unici ad avere le foto esclusive di lui col pene di fuori." Ricevetti una telefonata da Corona che mi disse: "Stai facendo il bagno nudo a, non mi ricordo se disse al Pevero, vestiti perché ti stanno facendo delle fotografie." E io immediatamente ringraziai. Chiamo Gianluca Vacchi, amico mio con cui avevo rapporti intimi, e gli dico: "Gianluca, ma sei in mezzo al mare nudo?" Lui sapeva l'attività che facevo, gli ho detto: "Sì, stai attento perché forse ti potrebbero fare delle fotografie. Vestiti." Fine. Ciao, vado avanti per la mia vita e per il mio lavoro. Messo giù il telefono, informai la mia ragazza di questa telefonata e lei andò un po' in panico. Escono delle foto che possono compromettere la mia immagine più o meno seria e quindi era molto agitata. Poi il Vacchi la richiama. Sì, mi dice: "Senti, fammi un piacere, perché qui questa qui, la spada, è disperata. Informati se ci hanno fatto le fotografie." "Va bene, ti richiamo." Aspetto 5 minuti, lo richiamo. E "Guarda." lei perché non le diceva: "Guarda che io so tutto, cioè le foto te l'hanno..." Perché devo farla a parte, se no aveva Che capito. parte doveva fare? Mi faccia capire. Devo rispondere? Sì, che parte doveva fare? Che parte dovevo fare? Di quello che non l'aveva preso per il culo. E allora, con questo stratagemma, Corona comincia a creare praticamente uno stato d'ansia nei confronti e dell'imprenditore e nei confronti naturalmente della ragazza. Arriva la seconda telefonata. "Guarda, ho parlato praticamente col fotografo, ci servono questi soldi per non farle andare, per non farle pubblicare." Al che mi richiamò
Corona dicendomi guarda, le hanno fatte dei fotografi, un fotografo di Roma, che mi dice che sono delle foto un po' forti, perché in una foto potresti anche essere in erezione. Io dissi, ma insomma, un po' tra la mia ragazza e la situazione, lei dissi, ma cosa si può fare per queste foto? Rimasi un pochino così. Se vuoi, il fotografo te lo faccio incontrare e ci parli. Sì, ma mi fai tu da tramite? Va bene. E lui mi disse, guarda, loro mi hanno detto che ai giornali le vendono facilmente tra 15 e 20 mila euro, però mi sono messo di mezzo io e te le possono dare per 10 mila euro. Comunque, nel corso della prima telefonata, Corona non le parlò di acquisto, di niente, le disse solo... Assolutamente no. Poi fu lei a dire cosa si può fare per evitare la pubblicazione. Sono stato io a dire che cosa si può fare. Dopodiché gli dissi, guarda, ti hanno fatto le fotografie. Io, se fossi in te, non le ritirerei. Perché? Perché io nella mia vita una cosa così non l'ho mai vista. E qua, se pubblicano queste fotografie, tu ti fai altre 150 donne. C'è nell'intercettazione. Sì. Però lei si lamentava. E allora gli dissi, non mi spiace che poi purtroppo, è la verità, non è che sto facendo. Gli dissi, no, ma io le voglio ritirare. Quanto vuoi? Vuoi 10.000 euro. Guarda caso, successivamente, dopo varie telefonate, e Vacchi è uno che guadagna tanti soldi, per lui 10.000 euro sono come un centesimo delle persone normali, ha deciso di non ritirare quelle fotografie, magari pensando che potessero anche tornargli utili. Ma lei ha ritenuto che invece quelle foto in qualche modo la potessero avvantaggiare? No, non credo, cioè non vedo qual è il vantaggio, sinceramente. Può essere un caso di estorsione questo. Lo valuterà il collegio. Non è rivolta a lei. Allora. Ma il fatto di essere ripreso eventualmente nudo non le dava fastidio? Ma sa, quando... uno fa il mio mestiere, più immagini escono che possono alle quali si possa attribuire una personalità frivola e peggio è. Con tutte le indagini che sono state fatte, con tutto quello che è venuto fuori, su 60.000 servizi hanno trovato 7 casi di servizi venduti ai privati. Guarda caso, non si sono domandati come mai i servizi che potevano avere un grossissimo valore commerciale a livello estorsivo, parlo di Simona Ventura, Bobo Vieri e altri casi in cui c'erano delle storie di gossip importanti, in cui ballavano matrimoni, in cui c'erano separazioni, in cui si giocavano milioni, io non ho mai chiamato le persone interessate.